Abbiamo appena finito le qualifiche. Il giro che avete visto prima era il giro un po' più brutto, mentre ne ho fatto uno proprio con il classico trucchetto, quello lì di mettere pochissima benzina. Questa è la situazione attuale, un 49,8 a 3 decimi da Bergset. Ci buttiamo in gara. Wow, scodato un pochino. Però siamo partiti molto meglio rispetto alle ultime volte. Siamo piuttosto puliti nella guida adesso. Potevo cambiare qualcosina nei rapporti perché arrivo al limitatore rettilineo. Leggero, lungo. Però la ripartizione l'ho già modificata in partenza, quindi è a posto. Mazza si è tirato una staccata. Ma voglia se si è buttato. Avevo visto che si era tuffato dentro. Siamo più lenti di prima adesso. Ah, come si è avvicinata? Adesso si avvicina tanto. Ok, qui devo usare il KERS. Passo pulitissimo. Ok, last lap now. Great stop so far. Just keep holding it together and push it all the way to the line. Vince Nelson di Avara vince a Spielberg. Siamo stati invitati a un'altra gara. Siamo al USDA Track Day Trophy ad Austin, Texas. Vediamo che cosa abbiamo qua. C'è la Vulcan, la Caterham, la Lancer. Che c***o di auto è? Poi c'è la Nissan Skyline, la Zonda R, una Radical e un'altra Radical. Proviamo un V12. Andiamo a correre. C'è una foschia leggerissima. Partiamo in nona posizione. Ma quanto ignorante! Ma che bella quest'auto! Vabbè, questa partenza l'ho bruciata. Mamma mia, che sound! Perché mi dice di frenare così presto? Ancora fatto male. Stavolta è colpa mia che ho guardato la ripartizione. Ah, ne ho bloccato uno. Perché questo mi ha inchiodato davanti? Del motore in questa botta che ho preso. Mamma mia, se mi passa questi. Con un'auto danneggiata questo è un miracolo. Ancora. Rimaniamo su questa posizione anche se siamo terzi ultimi. La botta che ho tirato al primo giro si è fatta sentire. Buttiamoci al secondo round, siamo su Hockenheim, pista breve. Partiti decentemente. Vince Nelson di Avara va a festeggiare Vince ad Hockenheim. Siamo stati invitati al Vintage Lotus Trophy, siamo a Monza. Abbiamo una Lotus Type 49 Cosworth. Abbiamo un cambio a 5 marce, V8, 0,3,6, 416 cavalli, 565 kg di peso, trazione posteriore, sono 312 di velocità massima dell'anno 1967.
e ci buttiamo in partenza. Non ti sentivo, stavo sgasando. Questa fa paura. Mettiamo una marcia in meno perché mi sembra diverso dal solito. Eccolo là, ne ho girato uno. Scivola un pochino. Ho colpito, oh no no, ho rotto la sospensione. Mazzo, questi sigari vanno, eh. Ho rotto ancora la sospensione. C'è spazio? Sì. L'ho colpito leggermente, ma lo spazio c'era. Oh. Leggermente danneggiate le sospensioni, eh. Mazza se urlano queste auto. Ma perché? Ancora, l'ho rotta. Fragili, l'auto tende a destra, l'ho toccato uno davanti a me, quindi è successo. Oh cavolo. No, 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 ho danneggiato pesantemente l'auto. Calmo, non toccarmi, che poi la sospensione si sfascia. Non so, mi parte dal posteriore, ecco, è molto nervosa. Leggero colpo, la sospensione ne ha risentito perché ha preso un avvallamento. Sospensioni troppo molli, non mi piacciono, cioè, la sento andare tanto sul posteriore, cioè, non è che non penso sia il micro danno alla sospensione. E ho anche le gomme fredde. No, mi ha colpito in pieno, ma che cosa, che problemi ci avete, va?